I fermi non sono stati convalidati. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha però applicato per entrambi gli indagati la custodia cautelare in carcere per le ipotesi di reato di tentato omicidio e porto illegale di armi. C'è stata esigenza di intervenire subito nei confronti dei due. Gli indagati, Francesco Gueli, di 42 anni, e Giuseppe Incardona, di 52 anni, entrambi di Palma di Montechiaro, sono comparsi davanti al giudice. Francesco Gueli si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre Giuseppe Incardona, il cui nominativo sarebbe saltato fuori grazie a delle intercettazioni, avrebbe detto al magistrato che quell'Incardona è un omonimo. Alla base del duplice tentato omicidio vi sarebbe stata una discussione decisamente animata, inizialmente avvenuta in un bar in cui è volato anche qualche schiaffo. Insomma, un fatto di sangue grave, come ha ribadito il procuratore Luigi Patronaggio, è stata evitata una strage. Emerge in questa vicenda un aspetto sociologico e criminologico da Far West. Si può sparare per questioni banali con clan familiari che si armano per cose futili, logiche di clan familiari che producono sequenze di morte, delle vere e proprie vendette, gente normale che opera da mafiosi. Due tentati omicidi che potevano trasformarsi in due omicidi, due morti. E uno scenario da Far West, cioè Palma di Montechiaro che viene percorsa da macchine che si rinseguono e che esplodono colpi. Tutto veramente nasce da banali motivi. E quello che c'è da sottolineare, come ho detto poc'anzi, è il clima di omertà, cioè, è la logica paramafiosa di persone. Gli attuali indagati arrestati non sono appartenenti ad organizzazioni mafiose, ma la mentalità paramafiosa, cioè risolvere dei conflitti attraverso la violenza, fare ricorso a faide familiari, muovere intere famiglie l'una contro l'altra armate. Questo è il dato, diciamo, che ci preme sottolineare. La grande disponibilità di armi che girano, voglio dire, abbiamo scoperto armi fino all'altro ieri, abbiamo scoperto chi queste armi le organizza, le modifica, le rende, diciamo, non tracciabili. E un clima di grandissima omertà, dove anche lo stesso ferito che ha rischiato di morire non ha detto nulla, i suoi parenti più stretti che non hanno detto nulla. L'indagine ha una svolta perché abbiamo un buon controllo del territorio, la Polizia di Stato ha un buon controllo del territorio, c'era una microspia con un GPS montata su un'autovettura buona e abbiamo ascoltato praticamente tutto quasi in diretta. Ma se non fosse stato per questo controllo del territorio, per questa microspia col GPS che ha monitorato tutto quello che è successo, noi qui staremmo a brancolare nel buio. L'attività ha riscosso un ottimo successo grazie al fatto che comunque il controllo del territorio passa anche dalle attività della squadra mobile e del commissariato, che comunque sia per tutte le conoscenze della cittadina sia per le attività tecniche che poniamo in essere riusciamo comunque ad avere un quadro abbastanza chiaro. L'avere la conoscenza dei fatti nell'immediatezza è stata una cosa fondamentale. Poi siamo riusciti anche grazie a questa registrazione e a tutti gli accertamenti a riscontro della stessa a dimostrare e a convincere la procura prima e il giudice dopo ad arrestare queste persone e a tenerle in carcere. Ci saranno altri indagati? Assolutamente, cercheremo di contrastare il fenomeno delle armi detenute abusivamente, faremo controlli che continueranno anche nei prossimi giorni a tappeto, sia le persone che sono detentori di armi, sia tutti quelli che sono sospettati di avere un'arma clandestina. Non permetteremo ulteriori divagazioni in merito da parte del criminale di turno, anche perché può passare un giorno, un mese, un anno, alla fine vinciamo noi. Quindi questa è una certezza. Quindi l'appello che va fatto alla cittadinanza è di rompere questo muro di omertà, anche perché l'attività della Polizia di Stato è fatta proprio per tutelare il cittadino, quindi non devono aver paura di nulla. Ripeto, può passare tempo, può passare qualche giorno o qualche anno, ma in fin dei conti poi i responsabili vanno sempre in carcere.